Ragazzi, oggi vi voglio raccontare una favola. Sì! È la storia di un bambino. C'era questo bambino, non chiedetemi dove, che non riusciva a leggere e a scrivere. Faticava tanto a imparare, non riusciva a ricordare niente, neanche che la Y viene dopo la X. L'alfabeto era il suo nemico, le lettere gli ballavano davanti agli occhi. E gli davano così fastidio che lui si stancava a leggere e a scrivere. A chi poteva raccontare tutto questo? La sua testa era piena zeppa di nozioni, ma da dove partire lui non lo sapeva, l'alfabeto ballava sempre. Un bel giorno fu bocciato. Stava male per le sue difficoltà. Tutti lo chiamavano asino sciocco, ma lui sopportava tutto questo con molto coraggio. Quando una mattina tirò fuori il suo vero talento. La sua teoria gli aprì le porte del mondo. Capito? Capito di chi parlo? Albert Einstein! Giusto, Rajan. Albert Einstein, un genio, un grande scienziato. Con la sua teoria della relatività ha rivoluzionato il mondo. Col moto browniano e l'effetto fotoelettrico ha vinto il premio Nobel nel 1921. E adesso ditemi, che cos'è questo? No. Questo non è un normale elicottero. Il suo inventore era un grande artista, Leonardo da Vinci. Ditelo voi. Leonardo da Vinci. Aha. Ha fatto lui questo disegno. Ci mostra un elicottero, è vero. Ma quando? Nel XV secolo, 400 anni prima del primo volo dell'uomo. Oh! Sapete, Leonardo da Vinci aveva difficoltà a leggere e a scrivere. Vi faccio vedere come scriveva. Ci capite qualcosa? No! Leggete adesso. Il mio nome è Ramzan. Ishan, accendi la luce, per favore. Quale illustre personaggio ha illuminato il mondo con l'elettricità? Edison! Thomas Alva Edison! Perfetto, Ishan! Molto bene! Che non avevi problemi con l'alfabeto. Torna a sedere. No, lascia acceso. Utilizziamo la luce del fratello Edison. Allora, sapete tutti chi è questo? Da bambino, anche lui aveva problemi nello studio. Ma avete visto quanto è famoso ora? Ci sono anche altri esempi. Pablo Picasso, l'inventore del cubismo. Picasso non ha mai capito il numero 7. Gli sembrava il naso di suo zio al contrario. Chi è il padre di Topolino? Walt Disney. Esatto, Walt Disney. Irritato dall'alfabeto, ha inventato i cartoni animati. Neil Diamond, un famoso cantante. Lui si vergognava perché la sua pagella era sempre rossa. Agatha Christie, grande autrice di libri gialli. Sapete che da piccola non riusciva né a leggere né a scrivere? Allora, vi siete chiesti perché vi sto raccontando tutto questo? Per farvi capire che sulla nostra Terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo. Perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa. E le persone vicine non lo accettavano. E le hanno ostacolate. Loro però ne sono uscite vincenti. E tutto il mondo è rimasto a bocca aperta. A questi eroi grandi e piccoli dedichiamo la lezione di arte di oggi. Sì! E coi loro nomi in testa usciamo subito da queste quattro mura. E creiamo qualcosa, qualcosa di nuovo. Usate quello che volete. Pietre, legna, rifiuti. Avanti, forza, tutti quanti al laghetto! Andiamo?
Ishan, aspetta. Raja, tu vai. Sai, c'era un altro personaggio, ma io non l'ho nominato. Forse perché lui non è tanto famoso. Ma il suo problema era lo stesso. Il suo nome è Ram Shankar Nikumbh. Perché anch'io avevo difficoltà a leggere e scrivere. Mio padre non riusciva a capirmi. Pensava che mi prendessi gioco di lui, che lo facessi apposta a non studiare. Era convinto che non avrei avuto un futuro. Quest'asino idiota, che cosa farà? E oggi io... Io sono qui, Ishan. Andiamo. Sei stato a casa mia, vero?